Ciao ragazzi, vi faccio un piccolo riassunto che potete trovare anche alle pagine 64 e 65 in fondo al libro. Come potete vedere ho tolto qualcosa, ma perché semplicemente il libro lo riporta in realtà nel prossimo capitolo, quindi volevo farvi un riassunto preciso su quanto fatto finora. Allora, partiamo innanzitutto dal dove e il quando. Quando nel 753 a.C. Romolo aveva fondato la città di Roma. Vi ricordate, secondo la leggenda, questi due fratelli erano nati da Rea Silvia e Romolo, appunto, aveva fondato la città di Roma nel 753 a.C. E fino al 509 a.C. c'è stata la monarchia, quindi con a capo un re. Poi Roma inizia a conquistare quello che è il territorio italico di quel periodo, quindi inizia conquistando i territori etruschi, poi sconfigge i Sanniti e conquistano la Campania, conquistano anche Taranto e Reggio Calabria e quindi i Romani in questo momento hanno il dominio di praticamente tutta l'Italia. Poi, dopo le tre guerre puniche, quindi dal 146 a.C., hanno anche il dominio del Mar Mediterraneo. Con Cesare addirittura riescono a ottenere anche la Gallia, che è l'attuale Francia, e la Britannia, che è l'attuale sud dell'Inghilterra. Quindi, tutto questo avviene dal 753 al 27 a.C., questi sono i periodi che abbiamo visto in questo capitolo, e Roma diventa la maggior città, la maggior potenza europea dell'epoca. Andiamo a vedere dal punto di vista della vita quotidiana, innanzitutto come erano le abitazioni. Le abitazioni erano differenti in base alla classe sociale di chi le abitava. Quindi abbiamo trovato le insule, che sono le abitazioni dei plebei, quindi delle persone più povere, e le domus, che sono delle vere e proprie ville, che sono le abitazioni dei patrizi, cioè le persone più ricche. La famiglia era di tipo patriarcale, cioè era presente il pater familias che aveva il potere su tutto e su tutti. Vi ricordate, il bambino diventava tale, cioè veniva considerato tale solo nel momento in cui il pater familias lo prendeva in braccio, quindi ha proprio il potere decisionale su tutto. Ovviamente la figura femminile era sottomessa, i suoi compiti erano quelli di badare alla casa, di badare ai figli, anche se in realtà le donne patrizie iniziano ad avere qualche libertà in più. Per quanto riguarda l'educazione, i bambini delle famiglie ricche avevano un maestro privato e quindi studiavano privatamente anche a casa, mentre i figli delle famiglie più povere andavano nelle scuole pubbliche e studiavano a scuola. Dal punto di vista della religione, erano politeisti, cioè credevano in molti dei e avevano le stesse divinità che in realtà erano le divinità greche, anche se avevano dei nomi latini. Quindi, per esempio, Zeus dei greci è diventato Giove, quindi il nome latino, per il popolo, per la religione romana. Avevano un pontefice massimo, cioè il capo dei sacerdoti, che aiutava anche a scrivere le leggi. Ovviamente le leggi le facevano i patrizi, cioè le persone ricche, poi vedremo nello specifico. Avevano un'organizzazione del territorio particolare, nel senso che le nuove città che conquistavano venivano organizzate secondo il castrum, vi ricordate? Cioè secondo le regole dell'accampamento militare. C'era quindi il Cardo e il Decumano, che erano le due strade principali, e intorno ad esse venivano costruite le città, oppure gli accampamenti militari. Per quanto riguarda l'arte, avevano grandi capacità di fare, come abbiamo visto, soprattutto dove, vi ricordate, nelle domus, quindi nelle abitazioni dei patrizi, le sculture, i mosaici, quindi erano abili artisti e erano artisti anche per quanto riguarda le opere pubbliche. Avevano iniziato a costruire infatti strade, acquedotti, ponti. Quindi hanno iniziato veramente a costruire grandi opere pubbliche nella città. Per quanto riguarda le attività, c'è da dire che avevano innanzitutto, dal punto di vista militare, un esercito molto organizzato e potente. Chi erano i soldati? Erano tutti gli uomini tra i 17 e i 45 anni, perché avevano l'obbligo e il dovere
partecipare all'esercito, quindi di andare in guerra. Una volta terminata la guerra, potevano tornare a fare i loro lavori, quindi potevano tornare a essere commercianti, artigiani, contadini. Era quindi proprio un obbligo. Lo è non era una professione, lo è diventata solo successivamente con anche una paga. Dal punto di vista dell'agricoltura, coltivavano i cereali, la frutta, gli ortaggi, gli ulivi, le viti. E cosa allevavano? Maiali, capre, pecore per il latte, i buoi per esempio per l'agricoltura, per trainare i carri, i cavalli, gli asini, le api per la cera e per il miele. Gli artigiani producevano oggetti di uso quotidiano, come per esempio i vasi, i tessuti, i mobili, ma anche dei prodotti per le grandi opere pubbliche, come abbiamo visto per esempio per le strade, per gli acquedotti e per i ponti, servivano i mattoni, le tegole, i tubi, e c'erano anche i fabbri e gli orefici che lavoravano i metalli preziosi, ovviamente i fabbri per costruire degli attrezzi e gli orefici per i gioielli, con addirittura l'oro. Dal punto di vista del commercio, commerciava prevalentemente via fiume o via strada, se era all'interno della penisola, o via mare, anche perché avevano preso, come abbiamo visto dopo le tre guerre puniche, il dominio del mar Mediterraneo, con l'utilizzo di grandi navi da trasporto. Diventa molto importante, di fondamentale importanza appunto per punto strategico, il porto di Ostia. La società, come abbiamo detto, è formata da patrizi e plebei. I patrizi sono la minoranza della popolazione, sono le famiglie ricche che discendono dai latini, quindi i fondatori di Roma, e che hanno molti privilegi. Infatti fanno parte del Senato, sono coloro che hanno la decisione, il potere decisionale sulle leggi, quindi sono i pochi della popolazione con tantissimi poteri. Dall'altra parte ci sono i plebei, che sono la maggioranza della popolazione, sono i contadini, i commercianti, gli artigiani, che però hanno pochissimi, se non addirittura nessuna decisione politica, anche se poi finalmente, dopo non poca fatica, hanno avuto finalmente un riconoscimento nella politica con i tribuni della plebe, e poi finalmente hanno avuto anche le leggi scritte con le leggi delle 12 tavole, che vi ricordate venivano esposte e che quindi da quel momento erano scritte e non più solo tramandate oralmente. Infine, nella società ci sono gli schiavi che non hanno nessun diritto, sono di proprietà del padrone, ma hanno la possibilità di essere liberati se si sono comportati bene o comunque hanno avuto qualche merito particolare. Con Cesare finisce poi quello che abbiamo detto, il periodo della Repubblica, perché dopo di lui, quindi nel 27 a.C., c'è il primo imperatore, che è Ottaviano Augusto, che vedremo poi la prossima volta. Spero di essere stata chiara. Comunque questo riassunto, questo schema riassuntivo, mappa concettuale, la trovate in fondo al libro, a pagina 64 e 65. Troverete qualcosina, qualche voce in più nella religione. Niente, buon ripasso. Ciao a tutti!